Nel 1578 i monaci certosini incaricarono Simone Peterzano, allievo del Tiziano e maestro del Caravaggio, di affrescare la zona absidale con alcune scene della vita di Gesù. L'importante ciclo pittorico del Peterzano ha come soggetti principali i due grossi affreschi posti sulle pareti laterali dell'abside. Sulla muratura settentrionale, egli eseguì la Natività, la cui composizione scenografica fu realizzata utilizzando la prospettiva inversa. Il centro di tutta la composizione pittorica diventa Gesù bambino, accanto ad esso San Giuseppe e la Madonna, i cui corpi sembrano formare il disegno della mandorla divina. Nella parte destra della scena si assiste anche all'Annunciazione dell'angelo e ai pastori e nella parte alta al trionfo degli angeli tra le nuvole. Frontalmente a questo affresco, Simone Peterzano eseguì l'adorazione dei Re Magi. Completamente differente appare l'impostazione geometrica della scena, che raffigura l'Epifania di Cristo, cioè il preciso momento in cui tutto il mondo si prostra ai piedi di Gesù. In questo caso, il messaggio universale della Natività è affidata all'iconografia delle tre razze dei Re Magi e alla loro differente età. Essi, infatti, vengono raffigurati con le sembianze di un asiatico, di un europeo e di un moro, un anziano, un maturo ed un giovane.